Tassa di soggiorno sì, tassa di soggiorno no. Potrebbe arrivare molto presto anche a Bari. Ci sono polemiche tra favorevoli e tra contrari, ma i turisti, soprattutto quelli italiani, che cosa ne pensano? Siamo andati a chiederlo in giro nel cuore di Bari. Io mi so bene. Tassa di soggiorno, cosa ne pensate? Sbagliata, però in effetti il comune ha bisogno di incazzare, non lo so. I 5 stelle 7 euro i 4 e gli affittacamere partono da 3,50 euro. Una famiglia, un giorno, sono già una cifra che incide su quel prezzo della camera che hanno prenotato. Secondo te può frenare un po' i turisti questa cosa? Secondo me alla fine no. Alla fine no, perché poi dopo sei lì, sei in vacanza, te la chiedono, la paghi e fine. E anche per me non è giusta, anche perché insomma se ne pagassi già tante di tasse, ora andare anche a pagare altre tasse per questo giorno, quando uno è in vacanza non lo trovo giusto. Ma la tassa di soggiorno è una tassa che sicuramente al turista pesa, però se serve, come noi stiamo assistendo in questi giorni, per rendere più bella la città, per renderla più vivibile, per renderla più sicura, quindi se è una tassa finalizzata al bene dei cittadini e al bene del turista, tutto sommato sì, se sono 2-3 euro al giorno può essere un contributo che può essere dato. Una piccola partecipazione da parte dei turisti a vedere queste meraviglie. La tassa di soggiorno viene introdotta per un motivo buono, per essere sfruttata a favore della città, bene, altrimenti non ha molto senso.